Il funzionamento delle paratie, la vista del lago dalla strada, il dislivello tra passeggiata e piazza Cavour, il posizionamento delle paratie mobili. I comaschi hanno interrogato politici e tecnici sul progetto del nuovo lungo lago, presentato ufficialmente alla città ieri sera in un incontro in biblioteca. Una serata partecipata, anche se non si può certo parlare di una presenza in massa dei cittadini. L'assessore regionale Massimo Sertori, con il direttore generale di infrastrutture lombarde Guido Bonomelli, hanno mostrato il futuro lungo lago di Como, che se tutto andrà come annunciato ieri, sarà pronto nell'aprile del 2022, con un investimento di altri 15 milioni di euro, oltre ai 10 già spesi. Quante persone servono e perché ha parlato di moduli da 18 kg? Vuol dire che vengono sollevati a mano? Se queste paratie sono già state impiegate in altre località e possiamo avere un riscontro del loro funzionamento e della loro efficienza. Visto che state parlando di un tempo di ritorno di circa 50 anni, ci potreste dire, anche se poi immagino lo vedremo, quant'è l'altezza sul livello del mare che avete pensato di proteggere? Cioè, a quanto arriva? C'è in corso un processo e un contenzioso con la ditta che aveva in carico in precedenza i lavori e molti amministratori comunali. Vorrei sapere se questo può inficiare l'avanzamento del nuovo progetto, i lavori, o può provocare uno stop inatteso. Grazie. Questi alcuni degli interrogativi posti dai comaschi, ai quali i tecnici hanno risposto, spiegando in particolare che le paratie saranno sollevate a mano, ciascuna da due persone, che questo tipo di barriere non è stato utilizzato altrove e che sarà garantita una protezione fino a una quota di 200,40 sul livello del mare. Sul rischio di eventuali stop, il direttore di infrastrutture lombarde ha escluso che il processo e il contenzioso con Sacaim possano incidere sul nuovo progetto. I cittadini ora avranno ancora la possibilità di esprimersi prima dell'avvio della gara d'appalto. Dopo questa presentazione lasceremo alcuni giorni, quindi 15, 20, 30 giorni, perché ci possono arrivare osservazioni sulla mail che metteremo a disposizione di tutti. Dopodiché chiederemo l'indizione della conferenza di servizi e a questo punto si innescherà tutto l'iter necessario per arrivare quindi all'approvazione definitiva del progetto esecutivo, come abbiamo previsto, entro il novembre 2018.